Il mio caro Sergio, perdonami del lungo silenzio che ho trascorso con lui. Caro Sergio, non è stato per la pigrizia. È che sono ammalata per 18 giorni. Ho avuto un po' di sfocazione in faccia e nelle braccia. E ora comincio a stare meglio. E di già sono alzata e comincio a lavorare e mangiare come prima. Non pensa male di me perché la mia salute è migliorata. E vedrà che farò tutto per non ammalarmi più. Post scriptum. Tutte le volte che il dottore è in licenza io non gli scrivo. Scriverò quando ritornerà e lui pure. Altrimenti io non lo accetto. Per amor suo, caro Sergio, benché ero ammalata potevo scrivergli. Ma il tempo non è che mi mancava, è che ero infettiva. E allora se lui riceveva la lettera, io avevo una gran paura che si ammalasse anche lui, comprendi? E poi non è finito, è che il signor dottore era in licenza. E io non ho piacere, e nemmeno lui. Che gli altri sappiano i nostri affari. E così non ho scritto. Ma appena che il dottore è venuto a casa, io appena che ho finito i lavori, mi sono procurata il tempo per scrivergli subito. Perdonami. Se sono stata lungo. Ora, caro Sergio, deve sapere, gli ha scritto una cartolina e io gli avviserò quando partirà. E ne ha già fatti 15 giorni, ancora 15 e poi ha compreso tutto? Finito. Una lettera e la cartolina l'ha consegnata il dottore in mano di lui quando è venuto a prendere la roba. Sono stata contenta di questo, ma però lo aspettavo con tutto il cuore. Ma ho visto dal portone la sua moglie e ho pensato che non verrà. E lui ha fatto molto bene. E mi ha lasciato i saluti e gli contraccambio e gli ringrazio. Caro Sergio, devo raccomandargli una cosa, che lui se vorrebbe venire a trovarmi, gli raccomando una cosa di venire solo. E non con la moglie, perché io non potrò parlargli come io voglio. E se lui comprende le cose mi dà ragione. Raccomando di ascoltarmi, altrimenti non gli saluterò e si troverà molto pentito e fa il viaggio inutilmente. Caro Sergio, ho sentito che la sua moglie è molto grave e ha una malattia che non guarisce più. È forse vero? Dimmi subito quando lui mi risponderà con suo comodo. Caro Sergio, scusa se li disturbo ancora, perché non risponde alle mie lettere? Io capisco che lui non ha piacere che i superiori sappiano i suoi interessi. Gli do ragione, ma per sapere se riceve sì o no, può andare anche perso. Allora mi accontento solo la firma di lui. E così anche il dottore può lasciarmi scrivere. Ora bisogna che finisco, sono alla fine. Perdonami del mal scritto, il pennino è rotta. Cordiali saluti a lui e riceve tanti bacioni da me. Saluti affettuosi, Annalisa.